Lanciata il 19 dicembre scorso, la sonda Gaia dell'Agenzia Spaziale Europea è ora giunta a destinazione in quello che gli astronomi chiamano L2, un punto perso nello spazio a 1,5 milioni di chilometri da noi, e ha appena inviato a Terra la sua prima immagine. Questa che vedete ora sullo schermo, una miriade di puntini bianco-celesti su un fondo blu notte. Per scoprire cosa rappresenta, come è stata ottenuta, abbiamo raggiunto al telefono il responsabile italiano della missione, Mario Lattanzi, astronomo all'INAF di Torino. Buongiorno Lattanzi. Ciao Marco, ciao. Ecco, ci faccio un po' da guida, che cosa stiamo guardando? Sì, anch'io mi stavo gustando questa immagine. Beh, per noi di Gaia ci dice da abbastanza. Molti di noi, molti di chi guarderà questa immagine, vede già che il fuoco non è ancora perfetto, ma questo lo sapevamo. È il primo ciclo di messa a punto del satellite, infatti in quella fase in cui diciamo lo stiamo collaudando, il commissioning in italiano potremmo ridurre collaudo. Il colore è stato dato solo una scala, è monocromatico, quindi solo una resa, diciamo, questo bluastro è proprio bella dal punto di vista artistico, ma poteva essere una scala di grigio uguale, ecco, quindi è proporzionale alla luminosità delle stelle che vedete. Il campo è meraviglioso. È uno degli oggetti più fotografati in assoluto, soprattutto, no? Il riferimento viene naturale all'Hubble, no? Infatti ho messo a fianco un'immagine di questo campo fatto all'Hubble, di questo NGC 1818, che è un bellissimo ammasso nella nube di Magellano, e sapete, è quella, insomma, circa 50 kiloparsec da noi, quindi era chiaramente una delle cose belle da far vedere. La cosa interessante appunto è che sono stelle sostanzialmente, che è un po' l'obiettivo principale di Gaia. Sono stelle, dicevamo, vediamo che hanno le lineette a croce, orizzontali e verticali. Sì. Ah, ecco, questo è interessante, perché quella è proprio la figura di diffrazione di Gaia, ed è fatta così perché Gaia ha un primario rettangolare, quindi che non si scandalizzino i puristi dell'imaging, no? del fare le immagini più belle. È chiaro che lo specchio tondo è quello migliore, allora l'immagine di diffrazione sarebbe tonda in questo caso. In realtà quella che vedete è proprio la figura di diffrazione di Gaia, cioè di uno specchio rettangolare, e la cosa bella, perciò vi dico che siamo quasi a fuoco, non troppo lontani, è che se vedete bene, almeno le stelle più brillanti nel campo, anche perché nel mezzo vedete che la densità di stelle è tale che a occhio se ne stimeranno qualche migliaio, tenete conto che è un'immagine di solo 2,5 secondi di esposizione, quindi questa è la potenza dello spazio. Allora, ti dicevo, guardate le stelline, vedete che quei baffetti ce ne sono più sottili, vedete che ce n'è un tratto più sottile, un tratto un pochettino più allargato, vedete? Ecco, allora, la parte sottile dei baffetti di diffrazione è dovuta alla parte lunga del telescopio, invece la parte più cicciuta, che è proprio quello che volevamo vedere, è dovuta al fatto che l'altro lato dello specchio rettangolare è di mezzo metro, quindi quando saremo a fuoco dovremo vedere ben delineate quelle perfettamente a fuoco, dovremo vedere ben delineate questi baffetti. Ecco, diamo un'ultima cifra prima di salutarci, sì. Anzi ne do una prima io, cioè ricordiamo che la macchina fotografica a bordo di Gaia ha circa 1 miliardo di pixel, quindi parliamo di un super sensore, no? Sì. Ma dicevamo circa un migliaio di stelle o qualche migliaio di stelle in questa immagine, in totale Gaia quante ne vuole osservare nei suoi 5 anni e forse più? Ne farà, dipende da quanto saremo bravi, di quanto funzionerà la macchina, eccetera, eccetera, tra 1 e 2 miliardi. Tra 1 e 2 miliardi. E però devo dire una cosa triste per gli astronomi, chi guarderà, che questa è una delle ultime immagini così belle per noi che vedremo, perché quello che farà Gaia metterà delle finestrine attorno a ciascuna di quelle stelle. Quindi insomma, cose di questo genere ne vedremo molto poche purtroppo nel corso di 5 anni, ma ogni stellina verrà misurata a parte. Ecco, teniamocela cara dunque questa, sì. Ogni stellina verrà misurata a parte, perché il vostro obiettivo non è quello appunto di rendere la bellezza, esatto. No? Ma che cos'è? Ma l'obiettivo è proprio di misurare le direzioni di queste stelle, cioè da dove arrivano il preciso baricentro dei raggi che ci sono ciascuna di queste stelle, e dal loro movimento questa posizione si sposta, queste direzioni si spostano nel tempo, e questo spostamento nel tempo ci daranno le parallassi, cioè le distanze e le velocità, in maniera che possiamo definire completamente lo stato dinamico delle stelle. Questo è uno dei principali casi scientifici di cui si occuperà Gaia, cioè come è fatta la nostra galassia, che è dominata un po' come l'universo dalla gravità. Mario Lattanzi, ricordo, responsabile italiano della missione Gaia, astronomo all'INAF di Torino, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, buon lavoro.